Fabrizio Lia, sono di Tuenno, ho 23 anni e nella vita studio lingue e letterature straniere all'Università di Trento. La lettura creativa, la lettura espressiva più che creativa che facciamo qui è molto importante e soprattutto il lavoro che si fa durante queste prove è anche imparare un modo di espressione, imparare un modo dei toni, delle capacità espressive che ha la nostra voce, che magari non appartengono al nostro vivere comune perché non le abbiamo mai imparate. È fondamentale innanzitutto capire il testo, ad esempio il testo di questa sera, per quanto sia abbastanza chiaro dal punto di vista del significato delle parole, non sempre è semplice capire le intenzioni di queste lunghe battute, di questi lunghi monologhi, ad esempio di Federico Borromeo. E quindi il primo passo è capire il testo e dopo anche capire dei modi espressivi, appunto come ho detto prima, per imitazione, copiando. Sentendo dei suoni, dopo non si tratta di un'imitazione sterile, ripetendo dei suoni, ovviamente dietro ogni tono c'è un'intenzione, un capire e rivivere, è un atto recitativo comunque, però è fondamentale anche sentire effettivamente il tono e capire quanto sia vero attraverso anche uno strumento come il suono, attraverso un atto articolatorio che riesce a produrre il nostro corpo, il nostro apparato fonatorio, come si possano comunicare, plasmare dei sentimenti, delle sensazioni, delle idee, delle intenzioni. Il modo più efficace per ricordare un tono, prima di tutto, è capire l'intenzione che ci sta dietro e dopo io copio, io ascolto. Dopo trovo minore difficoltà se la persona che mi aiuta ha un'estensione vocale, una capacità vocale simile alla mia, quindi riesco, mi sembra che ho anche le capacità, mi sembra più facile imitarla dal punto di vista fonatorio proprio. Io interpreto appunto il cardinale Federico Borromeo, che è un personaggio. Detto in parole povere, forse il personaggio più figo dei Promessi Sposi, perché è proprio l'eroe della vicenda che incarna il cristianesimo vero, il cristianesimo militante in completa opposizione con il cristianesimo falso del quieto vivere del sistema di Don Abbondio, come è il titolo di questa rassegna. Ciao.